Perché io anche la mattina devo essere con te? Oggi ti porto a fare una bella cosa. Ma io sono tornato ieri sera a casa alle 10. Dovevi farmi da mangiare. E c'eri tu a casa mia. Tu devi far. Io con tua moglie ero. Appunto. Ma è una cosa bella questa. Non è una Perché cosa. vuol dire che ha un'anima in compagnia. Chi? La porta Pia. Gibba, io non ti sopporto più. No, tu devi stare Adesso hai con me. capito perché io voglio andare a vivere a Miami, Non non ti puoi, vedo non mai puoi più. più, non puoi più. Per te, sei il mio incubo. Stanno scioperando tutti a Miami, proprio in funzione di questo, che non vogliono che vai lì perché dopo cosa fai? Mi lasci da solo. Adesso che è mattina presto adesso, che è mattina presto, mezza mattinata, adesso stiamo andando a fare una bella commissione insieme io e te, no? Adesso poi per chiudere proprio in bellezza questa mezza mattinata, in macchina, intanto che sto guidando, una bella ciuppata, eh? Una bella? Cos'è? Ma perché c'è sta fissa adesso? Sì, perché. Ma sono un uomo, Giba. Ma non è. Ma i capelli lunghi? Che Cazzo vuol dire? Ma di solito le donne tengono i capelli lunghi. Ho capito, ma non è che puoi pretendere che io ti faccia una mangiata di cazzo così. Ma come sei antico, Madonna Santa. Ah, il ministro Chiang ha detto che ormai non esistono più padre e madre, esistono le coppie. Sì, genitore e altro genitore. Ma vabbè, che bello. Io sono il genitore maschio, tu sei il genitore femmina. Il figlio chi è, scusa? Quello dobbiamo trovare. Ah, certo. Bello il pavè, Bello, sì. Stabilità. Sì, bello, bello. Serve un cazzo il pavè, veramente. C'erano i carretti. Vai! Guarda, non mettere neanche la freccia, guarda. Non bestemmiare. Non bestemmiare. È verde! Non mette la freccia! Non va! Muori! Ciao, Giba.